Una conferma scontata, ma non troppo, al termine di una stagione per metà a riposo. Il Darfur Boario, impegnato quest'anno nel campionato di eccellenza, aveva deciso di non prendere parte all'inedito campionato sprint che sta avendo luogo in queste settimane, ma fuori dal campo è tornato a far sentire la propria voce. Il presidente Walter Venturi in settimana ha infatti confermato il tecnico Luca Inversini in vista della prossima stagione. La società neroverde coesa punta sul vivaio ed è alla caccia di occasioni. C'era bisogno di questa ufficialità per, diciamo, per i media, però si sapeva già che Luca non sarebbe andato via da Darfur con l'ottimo rapporto che abbiamo instaurato ormai da anni, anche se ci conosciamo già da 43 anni. Comunque il rapporto nostro è ben voluto anche da tutti, quindi Luca è riconfermato il nostro nocchiere che ci porterà a un bellissimo campionato come tutti ci auspichiamo. L'importante è stato quello che le ultime notizie che mi hanno confermato in blocco che la squadra con cui abbiamo chiuso a fine ottobre è riconfermata. Quindi dovrebbero esserci tutti, a meno che le ultime succeda qualcosa, anche perché parecchi giocatori stanno ancora giocando, quindi anche noi muoverci sul mercato è un attimino un po' troppo presto, perché andare a disturbare i giocatori che stanno giocando non va bene. Quindi noi intanto rimaniamo dietro le quinte, e era importante riconfermare, e tutti ci hanno dato la conferma. Questo per me è un dato molto importante. Poi se ci sarà da raddrizzare con qualche pezzo importante, dove io già da anni sto inseguendo qualche buon giocatore, vediamo se riusciamo a portarli a Darfur per poter disputare poi un campionato di eccellenza importante e di portare prestigiosamente il Darfur dove merita con il nostro Inversini che tutti conoscono. Era scontato, io anzi ti dirò che a questo punto mi piacerebbe finire qui la mia carriera. Perché non c'è nessun presidente che mi conosce come Walter, l'ho avuto da giocatore, l'ho avuto da allenatore, insieme abbiamo vinto un campionato da giocatore, da capitano io e poi da allenatore, quindi c'è un rapporto indissolubile che ci ha sempre attratto e adesso è ora di far fruttare per l'ennesima volta questo rapporto.